Ciao a tutti, sono Emanuele del Troni di Osimo, mi occupo in modo particolare di TV e quest'oggi vi farò vedere un quadro. Disturbo? Ciao! Ops, ciao! Ti vedo indaffarato dietro il pannello. Sì, stavo completando gli attacchi. Ma infatti vedo che OLED Samsung. Sì, esatto. Primo OLED creato dalla Samsung. Possiamo dire che è il miglior televisore che la Samsung abbia mai prodotto. Addirittura il migliore mai prodotto, in base a cosa lo stabiliamo? Perché oltre a essere un OLED, quindi con la retroilluminazione pixel per pixel, quindi nero perfetto, abbiamo anche un pannello Quantum Dot. Un pannello Quantum Dot crea ovviamente una luminosità molto più alta, abbiamo una gamma di colori eccezionale e ovviamente anche quindi una dinamica molto più alta. Perché? Perché questo pannello, rispetto agli altri OLED tradizionali, certo, ha una luce sostanzialmente blu, quindi non passa tramite un filtro. Ecco perché abbiamo, oltre che il nero perfetto, anche una luminosità, quindi anche il discorso dei bianchi, certo, molto molto profondo. Per cui un OLED che solitamente risente, in generale l'OLED, di una scarsa luminosità, questo OLED può essere messo in ambienti anche luminosi, sì, in salotto con la luce del giorno e offrire una resa incredibile. E infatti vedo anche i colori, poi sono pazzeschi, sì, saturi, belli. Poi immagino che Samsung non si sia fermata al pannello, che è già eccezionale, ma leggo novità 2022, anche il processore interno è cambiato. Sì, esatto, abbiamo il processore di ultimissima generazione, che è il Neural Quantum 4K. E cosa migliora? Quante funzioni fa? Cos'è? Intelligenza, esatto, artificiale? Allora, intelligenza artificiale, la cosa particolare è che sostanzialmente mette in primo piano, quindi fa fuoriuscire dalla scena il soggetto o l'oggetto che viene visto nella scena, e questo ovviamente lo porta dietro durante il movimento. Lo isola dal fondo. Lo isola dal fondo, esattamente. Quindi questo crea quasi una tridimensionalità, no? Poi abbiamo anche il discorso dell'upscaling, quindi anche se andiamo a vedere un canale televisivo in tradizionale, in alta definizione, riusciamo a vederlo comunque in upscaling in 4K, in qualità superiore. Ma è migliora anche se ci sono colori poco saturi? Sì, esatto, questo crea anche questo tipo di discorso qua, perché abbiamo dei colori che rimangono più brillanti e quindi riusciamo ad avere una brillantezza del televisore nettamente superiore. In tutti i frangenti, sì. Ma poi vedo che anche oltre alla brillantezza del televisore è brillante anche chi ha fatto il design, per cui il basamento è bellissimo. Design strepitoso, come possiamo vedere, anche ecco, questo dove ho la mia mano è lo spessore sostanzialmente del pannello. Quindi design molto accattivante, ovviamente la parte dietro è dedicata all'elettronica e alle connessioni, certo, però rimane veramente molto gradevole, un design eccezionale. E a proposito di connessioni, prima stavi mettendo, sì, le mani. Ovviamente di serie è un televisore con l'HDMI 2.1. Per cui si può giocare anche con le console. Assolutamente, adattissimo per il gaming. Ovviamente andiamo sul 4K a 120 Hz, abbiamo il Motion Accelerator Turbo Plus, che serve per evitare quelle che sono le cosiddette latenze, no? O effetto scia. Sì, il blur classico di movimento quando si passa velocemente da una, sì, scena all'altra nel gaming. Esattamente, frenetico. Quindi possiamo dire che lo si va a sfruttare molto bene sia se vediamo un film, ma anche se ci dobbiamo giocare. Se giochiamo e guardiamo un film, però ci serve anche l'audio. Altra caratteristica di questo televisore, il Dolby Atmos Object Tracking Sound. Sostanzialmente raggiungiamo due obiettivi. Abbiamo una qualità molto alta dell'audio e abbiamo soprattutto un surround nettamente superiore a televisori del suo genere. Quindi, ad esempio, possiamo verificare che quando un soggetto parla nel lato del televisore, l'audio fuoriesce da quel punto lì. Abbiamo la sensazione dell'audio che ci circonda. Sì, è perché c'è il tracking che segue il soggetto che, sì, parla, ad esempio, esatto, che l'Atmos che ci dà poi tutto quel surround, giusto? Ci avvolge. Ma direi che a questo punto è veramente un TV
top per Samsung. Beh, quindi a questo punto possiamo dire che è un TV che soddisfa qualsiasi esigenza. Indubbiamente, incredibile. Bene Emanuele, adesso ci siamo conosciuti, mi fai vedere il telecomando che sapevo essere il cuore del sistema, anche studiato apposta. Sì, esatto. Allora, parto direttamente dal retro, che come possiamo notare abbiamo un sistema di ricarica solare, quindi ci possiamo dimenticare di andare a mettere le batterie. Beh, questo è comodo. Molto comodo. Come vediamo il telecomando è molto semplice, la parte diciamo fondamentale è proprio la casetta dove andiamo ad accedere alla piattaforma diciamo generale. Ovviamente sappiamo che anche in questo caso abbiamo la piattaforma Tizen, che è proprietaria. Proprietaria di Samsung, esatto. E lì vedo tutte le applicazioni, molto semplici. Sì, molto semplice, esatto, li possiamo andare a gestire, a scorrere, e possiamo andarle a impostare senza problemi. E qui vedo però, aspetta, un tasto, anzi meglio, un'iconcina gioco. Sì, novità, perché abbiamo la possibilità di andare ad accedere a queste piattaforme, sia Xbox ma anche Stadia, che Stadia è famosissima, si gioca veramente bene online. Sì, e possiamo giocare direttamente nel televisore. Ah, con joypad apposta, con Stadia, sapevo. Esatto. Ah, e altra cosa che so, a livello di problemi, gli OLED, qualcuno si lamentava del fatto che facessero ritenzione dell'immagine, insomma, se ci fosse un effetto di sovraimpressione se si sta tanto accesi con un'immagine fissa. Sì, allora la Samsung ovviamente nel menu diciamo principale, nelle impostazioni, andiamo a trovare questo tipo di funzione. Andando qua su generale privacy e andiamo su manutenzione pannello, e come possiamo notare c'è la funzione spostamento pixel. Che cos'è questo spostamento pixel? Sposta i pixel senza che ce ne accorgiamo, ovviamente. Certo. Va a orbitare, per così dire, quindi a fare un giro leggero. Questo che cosa ci serve? Ci serve a preservare il televisore da quelli che possono essere gli effetti stamp, piuttosto che un pannello che si potrebbe deteriorare, e fa parte del pannello di manutenzione del televisore. Beh, mica male.